Evviva a tutti ragazzi e bentornati qui incredibilissimo in questo nuovissimo video di Until Dawn. Ragazzi, scusate se sti giorni ci stanno praticamente nessun video, ma purtroppo sto riscontrando problemi tecnici anche con i video con la facecam. Ma comunque signori, appena risolverò sti problemi tecnici ci saranno video, ma raffica, uno al giorno, uno magari se tutto va male, uno ogni due, tre giorni e così via. Ragazzi, questo potrebbe essere l'ultimo episodio di Until Dawn, o magari anche il penultimo, non lo so signori, non lo so. Comunque procediamo alla nostra epica avventura horror. Ok signori, siamo qui e PlayStation, per favore, se potessi registrarmi tutto, cazzo, altrimenti mi vado a stuprare tua figlia la PlayStation 3. E che cazzo però, ne so, due episodi di fila mi sembra che non mi ha registrato pezzi importanti del gameplay, porco due. Ok, intanto clicchiamo tutti gli sbrilucichi con le dita ricolme di sangue. Ah ok, questo l'avevamo già trovato come indizio. Dove cazzo dovevamo andare? Ah sì, nel sotterraneo. Nel sotterraneo, però io prima volevo un attimo esplorare. Sapete che io ho la mania nell'esplorare le case, le robe, le cose. Vabbè, che cazzo è successo? Sbagliato tasto, sorry. Quella! Ah ok, no, io pensavo tipo che si era teletrasportato Mike, invece è andato nell'altra scala. Vabbè, vabbè, non importa, non importa. Però sarebbe bello averci un Mike Houdini per esempio. Vediamo, ci sarà qualcuno nel seminterrato? Ne dubito, raga, ne dubito. Secondo te riusciremo a cavarcela? Cerco di non pensarci. Via da qui, forza, via, via, via! Ecco, sapevo! Ma che figlia di puttana, però! Arrivo, arrivo! È la Madonna! E che cazzo sono quelli, quei robi lì? Che palle, però! Addirittura tre Wendiga, addirittura! Ma stiamo scherzando! Che cazzo? Ah! 4 Wendigo. Oh, è vero, non mi devo muovere, non mi devo muovere, raga. Un muscolo. Non mi devo muovere, non mi devo muovere. Sicuramente ci sarà quella cosa del controller. Ci sarà quella cosa del controller. Raga, non devo parlare altrimenti mi desconcentro. Porca puttana, sto più fermo di sto più fermo di una statua che gli hanno messo un palo nel culo. Mio Dio, raga, mio Dio, raga. Siamo nella merda. Oh, attenzione, se sfidano. Se sfidano, attenzione. Lo scontro, lo scontro. Ah. Ah. Attenzione, raga, se sfidano i Wendigo. Intanto il gas, raga. Abbiamo già capito. Abbiamo già capito cosa pensa Mike. Abbiamo già capito cosa pensa Mike. Se lo fa, mi sa che muore. Se lo fa, mi sa che muore, raga. Magari o morto smembrato dai Wendigo oppure bruciato. Non lo so, raga. Mamma. Attenzione, attenzione, intanto che si scontrano. Ah, al rallentatore, signori, attenzione, vediamo. Beh, sta a fare il lavoro per noi, a quanto pare. Non mi devo muovere, raga, non mi devo muovere. Mortacci tua. Mortacci tua. Non muove manco la luce del piede. E quello se ne è dato. Salva Mike, corri all'interruttore. No, dobbiamo correre all'interruttore. Merda, 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 merda! Oh! E Mike è morto. Pure Cosa è morta. Pure lei è morta!
Regà, ne ho ammazzati tre in un colpo solo. Ne ho ammazzati tre in un colpo solo, regà. Regà, forse è la fine. Struttura principale distrutta. Passo. Regà, è la fine. Aspetta, vedo qualcosa. Sembra ci siano superstiti. Cosa sarebbe successo se avessimo aiutato Mike? Cosa sarebbe successo se avessimo aiutato Mike? È finito. Mamma mia, signori! Capolavoro! Capolavoro! Quindi sono sopravvissuti Sam e cosa? Ah, regà, mi dispiace un po' aver ucciso praticamente la maggior parte di quelli. No, regà, è sopravvissuto anche il ragazzo di colore. Quindi ne sono sopravvissuti tre. Ragazzi, io non so cosa dire. Questo gioco è stato spettacolare. È stato spettacolare dall'inizio fino alla fine. Quindi... No, aspetta, non voglio concludere perché sennò... Vecchio, io... Aspetta un attimo qui, robe toste. Sinceramente. Hai detto che credevi che vi osservasse. Qualcun altro aveva questa sensazione? Beh, sì, ma... È possibile siano stati loro a ucciderlo? Cosa? No, voi non capite, voi non... Se ti ha assalito? Lui mi ha salvato la vita. E io l'ho visto morire. Ah, io starò a fare gli interrogatori. Avrei dovuto fare qualcosa. Io ho tentato di fare qualcosa. Non ce l'ho fatta. Regà. Pensavo che fossimo uniti. Dopo la scomparsa delle sorelle era venuto a parlarmi. Diceva che solo io potevo capirlo. Pensavo... ci fosse un legame fra noi. Se ne vuoi parlare con qualcuno? Sto bene. Certe volte, dopo un'esperienza traumatica... Ho detto che sto bene. Ragazzi, no. Sto gioco è qualcosa di... L'avete trovata? Sì, l'abbiamo trovata. Cosa? Dove? Dov'è ora? Senti. Io devo parlarne! Era nella baita. Cosa significa? Cosa vorrebbe dire che era nella baita? Nell'incendio. Abbiamo recuperato il corpo. No, non può essere. Oddio. Cazzo, no! Raga, io sto a sentire il cuore che batte a mille. Mike è morto per colpa mia. Non avrei dovuto muovermi. Ma l'ho fatto. E mi ha salvato. Perciò è morto per colpa mia. Dovete ascoltarmi. Non mi importa se mi credete o meno. Prima o poi lo farete. Dovete scendere nelle miniere. Cosa c'è nelle miniere? Io ho visto cosa c'è là sotto. E vorrei non averlo mai fatto. Mio Dio, regà. Mio Dio. Mio Dio! Signori! No, vabbè, con pure la musica, vabbè, no, regà, mi sta scendendo la lacrimuccia. Praticamente, si sono salvati in tre. Grazie alle mie decisioni, sono morti in tanti. Ma grazie anche, se ne sono salvati in tre. Potevano sicuramente salvarsi in più persone, ma purtroppo non ci possiamo fare niente. Ragazzi! Qui finisce la prima serie del mio canale, cioè la prima serie che finisce sul mio canale. Una serie che ci ha accompagnato per anni, grazie alla mia pigrizia. Sì, però io devo parlare, mi sto emozionando con sta musica però. Vabbè ragazzi, questo capolavoro di gioco, perché è un capolavoro, finisce qui. Quindi ragazzi,
se il video vi è piaciuto. Pollice in su, commentate, condividete e una prossima avventura horror col vostro Yuri Maverick di quartiere. Da Svidania. Un superstite, ripeto. Ma che... Oh, cazzo! No, stai dietro! Ah!